Sì, è un video lungo, anzi no, è un video molto lungo, uno dei video più lunghi in assoluto, ma ormai vi ho abituati così, anche i video lunghi che si possono ascoltare, non c'è assolutamente bisogno di vedere, ma se ovviamente volete vedere tre bellezze rare di YouTube Italia dedicate al calcio, potete assolutamente osservare. Credo che sia stata la miglior live su Twitch da quando streammo e ovviamente la compagnia di Kinoshe e Brogna è super apprezzata, quindi gustatevi tranquillamente questa chiacchierata a tema Juve e non solo, anche a tema Milan, ma anche a tema delle altre squadre di Serie A. Abbiamo toccato veramente tutto, lasciate un mi piace a questo video, buona visione, portate pazienza con questi video lunghi, ma quando delle live sono talmente belle non posso fare altro che portarvele sul canale. Mi piace, mi piace, mi piace e passate anche sui canali Twitch e YouTube di Kinoshi e di Daniele Brogna. Bam, si parte con questi signori qua, vi si vede in Ciao questo ragazzi. momento. Ok. Ciao. Ciao a tutti. Tra l'altro, i due ragazzi qua hanno detto che non si conoscevano, quindi li ho fatti conoscere io oggi. Di Penso che ci conoscevamo di nome, però non ci siamo mai parlati. vista, vabbè, però vedi Ci intanto siamo che cosa evitati sino faccio. ad ora, è arrivato tu e hai rovinato tutto, ecco. Ah, perché vi stavate sulle palle, quindi praticamente, non lo sapevo. Tantissimo, tantissimo. No, non è vero. Quindi di cosa parliamo oggi, signori? Decidi tu. Decido io. Infatti, Ieri sera avete visto la partita, immagino. compl no, complimenti per la grafica, ci tengo a Ti ribadirlo. Si piace? vede che hai fatto i soldi, insomma, Ah, ma sì, molto, li ho molto spesi, bella. non è che li ho fatti. E Esatto. quindi? No, non ho capito, avete visto la partita oppure Io ho visto l'Inter. no? Te hai visto l'Inter, ok. E Dani, te l'hai vista, mi sa, perché eri live, Io invece. ho visto l'Inter e poi ho visto quasi tutta la Lazio, nel senso sì, l'85% Lazio e ogni tanto andavo sulla Roma. Esatto. Beh, voi l'Inter l'avete vista perché da vecchi cuori nerazzurri quali siete non potete perdervi neanche un appuntamento della vostra ben amata. E Ero ieri, ero così. infatti, guarda, non lo sai forse, ma ieri sera da noi è nato il gufo. Ah, spiegami sta cosa, perché cioè, mi sono trovato alla parte finale, che poi fatti il raid e hanno intasato la povera ragazza di sta roba qua. Ah, Ma eri com'era? dentro? L'hai vista quella Alla parte lì? fine sono trovato dopo gli ultimi secondi. Lì era diventata la follia. Sì, esatto, vedi la chat sta scrivendo. È nato acciugo. È nato acciugo. Spieghi. Niente, ho deciso di guardare l'ultima parte della partita con l'Inter e ovviamente la Lazio. Inter e Lazio sono le due squadre che stanno provando a rubarci lo scudetto, rubarci tra virgolette, nel senso contenderci lo scudetto. E È un quindi. termine giusto quando si parla di Juve, comunque, non è che. Come? È un termine comunque Sì, giusto. è in topic sempre, però sai, è in topic da noi, non dagli altri. Cioè, verso gli altri non ci sta. E allora, ovviamente, noi volevamo cercare di gufare, tra virgolette, queste due squadre. E ho messo il PNG di un gufo. E è stato chiamato Acciugo, probabilmente inerente ad Acciughina, ed è nato così. E tra l'altro, la gente non ci credeva in Acciugo. E tutte le volte che arrivavano dei beat che erano per sfamare Acciugo, facevano gol le squadre che, cioè, davvero è stato incredibile perché abbiamo messo Acciugo, la gente ha iniziato a sabbarsi, ha iniziato a donare e Sassuolo ha fatto il 3-3. E da lì vedrete che anche Acciugo dopo con la Lazio e l'Atalanta cosa fa. E poi quando la Lazio vinceva 2-0 dicevamo tranquilli perché nessuno sta donando, nessuno sta donando. Quando passava il tempo la gente donava i beat, Acciugo mangiava e l'Atalanta faceva gol, è stata una roba incredibile. Ah, speriamo diventi super obeso, dai, sto acciugo. È grosso così adesso. Mi ha già detto che Quasi quanto noi. devo comprare il pupazzo. Mi hanno già detto. Sì, hanno creato la canzone, hanno fatto di tutto. Va bene, è stata un po' la follia. Beh, quindi questo campionato in questo momento, come lo vedete? Vai, parti tu, dai. Ok, beh, è Domanda partito scomoda per bene, chi diciamo. no, eh? Domanda scomoda per chi no. No, dai, è partito abbastanza bene per noi, direi, no? Sì, direi di Anche sì. per il Milan, però insomma, considerando come eravamo messi una settimana fa, adesso essere a più 4, vuol dire inizia a prendere una Sì. bella piega, nonostante sia calcio d'agosto, è vero, tutto quello che volete, però è ripartito e al momento è ripartito abbastanza bene, direi. E come la vedi però? Perché Come la vedo, non mi hai come questo. risposto. Mi hai dato Questo la già risposta a paraculo mi hai ho dato. cercato di glissare. No, questo è già più difficile perché nelle prossime tre con Lecce, Genoa e Toro
sì, ci si gioca una bella fetta, anche sì, perché poi dopo il Toro ci sarà, se non sbaglio, proprio il Milan, mi pare di poi sì, l'Atalanta, poi il Sassuolo, poi la Lazio, quindi insomma... Poi basta, finito. Poi finito, ci si fa la Roma alla fine, all'ultima, però sarà tosta, infatti... E poi c'è il Lione. Prossime... E poi c'è il Lione. Adesso non andiamo a pensare... Beh, Lione c'è per forza, comunque, a me una partita con lui, poi magari va male, però il Lione no, poi c'è per forza. Quello è vero. Okay. Però al momento bene, tra già una decina di giorni la situazione sarà tosta. Te, Dani, cosa mi dici invece? No, io ero curioso di vedere le squadre come rientravano, sinceramente. Da queste partite si è capito che avete quelle una o due partitelle in più in Coppa Italia ha fatto la differenza. Sì, può essere. E... ero curioso di vedere anche il Milan. Lecce praticamente non è sceso in campo, quindi c'è poco da esultare. Tra l'altro raccontiamola però... questa cosa, Dani, scusa ti interrompo un secondo, è molto curiosa, perché mentre tu eri in Salento e tornavi a Milano, il sì, Milan era a Milano e andava a Lecce. Ci siamo incontrati verso Ancona, siamo salutati allo spazietto. Mi siete battuti il 5 mentre passavano i treni. Ok, scusa, vai pure. No, e quindi sì, dai, non mi aspettavo, cioè potevo immaginare la vittoria, non mi aspettavo i 4 gol, anche perché quando c'era Ibra si sentiva la presenza e quando mancava si sentiva l'assenza. Quando adesso c'era che è mancato, esatto, adesso l'assenza non si è sentita. Resta il fatto però che la cosa buona è che ha vinto il Napoli la Coppa Italia e quindi si è liberato il settimo slot. Buona, cioè, in che senso, slot. Scusa, fammi capire. Buona per me, da milanista. Ah. Da milanista. Adesso anche il settimo posto, col settimo posto si può andare ai preliminari, ecco. Anche se c'è sto Parma, sto Verona che sono lì, ma state lì, non... Mamma mia, oh, il Verona, cioè, Verona gioca, Sì, Verona, incredibile, ma... non me l'aspettavo minimamente. Noi ci abbiamo perso, però, esatto, tra l'altro. E là davanti? Cosa mi dici, Dani? Te che sei imparziale, cioè non te ne dovrebbe fregare più niente. Lì davanti, secondo me, la sfida è Juve-Lazio. L'ho detto anche prima dalle partite di ieri. Okay. Perché l'Atalanta comunque è un po' troppo staccata. L'Inter, secondo me, è un gradino sotto rispetto a Juve-Lazio. A livello di gradini, io vedo comunque prima Juve-Lazio e poi Inter. Quindi, e penso che questo poi... può essere anche il piazzamento finale. E l'Atalanta? È lì, Sì, è lì, però secondo me, non lo so, comunque arriverà secondo me quarta, che è comunque un ottimo piazzamento. Vuol dire due volte di fila in Champions, A voglia, a voglia. A proposito di Champions, l'Atalanta? A parte che non mi è ancora stato, Dani, e questa cosa mi dà fastidio. No, è vero. No, perché no, ho provato a farlo prima, ma puoi stare solo quando sei in live. Ah, ok. Giusto? Sì. Infatti dopo Kino l'ha fatto, bravo Kino, grazie mille. Ti sto insegnando No, l'Atalanta, beh, l'Atalanta ieri mi ha sorpreso, nel senso che sul 2-0 ho detto porca troia, bella batosta che si piglia l'Atalanta, e invece poi ha avuto veramente una rete. Ah, Tosello è ospitato, no, mi è uscito il messaggio rosso e non capivo. Perché non si può, vietato. No, mi è sorpreso, nel senso, come ho detto ieri in live, il 3-2 per l'Atalanta ci poteva anche stare, ma non così, ma non sotto i due gol e poi la ribalti in questo modo con estrema nonchalance. Quindi, ma in Champions ti sembra una squadra che può fare qualcosa, che è destinata a uscire? Come la vedi? Ma no, ma secondo me se la può giocare, può giocarsela per passare il turno. Ora, non credo per andare avanti in finale, eccetera, però per passare almeno questo turno, sì. Ok, e te, Kino, invece, ieri sera, come hai esultato alla notizia della vittoria dell'Atalanta? Se hai esultato o se hai pianto perché avevi giocato la schedina, Io ero fuori, io ho visto, tipo, all'inizio che 20esimo 2-0, ho detto, ottimo, se partiamo così è finita. Sì. Però poi ho visto poi alla fine 3-2, rimonta, poi ho visto gli highlights dei gol, comunque anche di un certo tipo, quello di Malinowski, quello di Giannini. Sono impazzito in live, urlato, miei mi dicevano stai zitto, cosa fai? Ci sta. E quello di Malinowski impressionante, ma oltre a quello l'Atalanta comunque... ha la fortuna, a differenza magari di altre squadre, di giocare con la testa completamente libera. Sì. Ha ben poco da dimostrare, anche perché sta già dimostrando
e qualsiasi cosa che arrivi in più è solamente un plus, un plus, no? Un qualcosa in più. E alla fine non si sa come arriverà effettivamente a metà agosto, anche perché l'Atalanta il turno l'ha già passato, quindi dovrà eventualmente aspettare il 10-12 di agosto. Però in quel caso basta anche la settimana buona, eh? A livello fisico, a livello dove magari le cose ti vanno bene, dove ovviamente insomma un discorso può essere magari incontrare la Lazio nonostante sia una signora squadra, un discorso Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid e quant'altro. Però mai dire mai, alla fine se la può giocare, ha la mente libera, si trova, gli riescono tutto bene. Come ha detto Daniele, ha dato anche una dimostrazione di carattere impressionante, perché andare sotto 2-0 comunque era sempre la Lazio contro. Dopo 16 minuti. Madonna. Sì, esatto, poi subito. Poi con un autogol anche abbastanza clamoroso, dove tra l'altro avrei perso la giornata. Esatto, quindi insomma non è poi neanche scontato proprio a livello mentale dire vado sotto di 2-0 dopo un quarto d'ora e vado a fare una rimonta del genere contro la Lazio. Quindi mai dire mai, alla fine mente libera, qualità tecniche impressionanti, fisiche che non si sa però al momento promettono bene, carattere, oh, la settimana giusta può esserlo per tutti, quindi... Figa, sì. Mai dire mai. Due robe ma al volo. La Champions, la Champions è sempre... un campionato a parte, una competizione a parte. Da noi. Te sei il massimo esperto, no? Sei il massimo esperto in materia. Lo dico da professore, lo dico da professore. Anche noi siamo i massimi esperti delle 7 Champions League. Noi siamo i ripetenti. Abbiamo i prof ai bocciati. Ci vediamo a settembre, ci vediamo. Entrambi sanno quanto sia... No, è assurdo, cioè ci vuole anche una bella fetta di fortuna, cioè, basta veramente un piccolo dettaglio per cambiare l'ordine. Pensiamo alla finale di quando era un paio di anni fa, quando il Real ha vinto con Liverpool. Sì, 2 anni fa. E poi lì l'episodio di Salah Karius. Fu determinante. E Karius. Karius, non ne parliamo proprio. Due robe che volevo dire. Allora, una, quanta sfortuna ha avuto la Lazio nel dover ricominciare dopo 3 mesi di fermo con l'Atalanta, e soprattutto come cazzo fa l'Atalanta a sembrare già in forma come se non si fossero mai fermati. È una roba che non riesco veramente a capire, vedendo tutte le altre partite in cui sembrava veramente l'anticalcio, perché tutte le squadre stanno andando ai due, allora vedere che loro sono già lì con il mordente, e come dice Chino, non c'hanno niente che devono giocarsi per forza, non è niente da dimostrare a chissà chi. Cioè, non è che sono obbligati a vincere. No, ormai la stagione perfetta l'hanno fatta. Cioè, possono anche smettere qui. Cioè, sul 2-0 per la Lazio, ho detto, vabbè, ci sta. Avevamo fatto 4-5 gol a Sassuolo, 6 gol, 2 annullati. 3-4 giorni prima ci sta l'Espluà, ma tanto loro che cazzo gliene frega di vincere questa partita. No, col cazzo. Col cazzo sono andati là e a un certo punto, addirittura mentre la partita stava volgendo al termine, hanno rischiato di fare il quarto gol più di una volta. Gomez si è mangiato l'impossibile. Acerbi ha fatto una parata da per terra su Muriel che è stata allucinante. C'era sempre Castan libero davanti alla porta vuota, non gliela passavano. Insomma, l'Atalanta ha rischiato veramente di dilagare. Io non riesco a capire come sia possibile che questa squadra vada così forte. Allora, per quanto riguarda la Lazio, secondo me la sfiga, oltre che a beccare l'Atalanta dopo il lockdown, diciamo, alla ripartenza, anche la sfiga... del campionato fermato, perché la Lazio era speditissima, certo. Se vi ricordate, cioè aveva fatto un filotto di vittorie pazzesche, quindi doppia sfiga per la Lazio. L'Atalanta è inspiegabile, perché non è che si parla, molti dicono la mentalità, sì, la mentalità fa tanto, ma se non ha le gambe ha voglia di avere la mentalità, sì. Quindi è una combo pazzesca, quindi chapeau sicuramente a Gasperini, ma chapeau anche allo staff che riesce a fargli andare a 1000 sempre, cioè... Ho sentito molti parlavano, fate un controllino che non si sa mai. Vabbè, ma siamo in Italia. Non credo, però insomma... Agricola dove è andato, eh? Hai capito dove è finito Agricola? Lepo. Tecchino, cosa dici? Però appunto... Ah, scusa, Dani, perdono. No, è la combo, non è solo la mentalità, ma è la combo, perché puoi avere la mentalità che vuoi, ma se le gambe non girano, ha voglia di avere la testa. Quindi, chapeau. Io invece prendo l'assist di Daniele. Una parte... Vai più dal fantacalcio, cazzo. Vai, occhio, perché prendere la traversa porta vuota, eh? Come un famoso centrocampista nero-azzurro.
dicendo che, rimanendo a tema, il preparatore atletico era quello della Juventus del 96. La famosa no, Champions no, vinta no, con no, la no, droga. Lo sapevo, davvero. Eh? Non era voluto, non lo sapevo. Guardate il dissing di Kinoshi, il dissing di Kinoshi in diretta al preparatore atletico dell'Atalanta. Guardate, clippatela, portiamolo in tribunale. No, mi dissocio. Drogato! Kinoshi sa cose che noi non sappiamo. Sputala fuori, dilla tutto. Io l'ho scoperto grazie a Pistocchi, poi non so. Io riporto la fonte. No, però a parte tutto, quello è incredibile, veramente. Anche perché non è magari come può essere la Juventus o l'Inter o il Milan, che magari fa il primo tempo, i primi 60 minuti ad un certo livello, poi piano piano cala. No, questi qui dal primo all'ultimo sono lì. Poi magari hanno anche quel qualcosa in più che dice, è così, la preparazione è sempre fatta in un certo modo, i giocatori magari hanno tutte delle reazioni di un certo tipo a questa preparazione e magari funziona, ed è da qualche anno che l'Atalanta corre tutto l'anno in un certo modo. E tutti gli anni diciamo, fine. Soprattutto ha fatto un sacco di partite in questo campionato dove... Sono finiti in goleada. Cioè, ricordiamoci col Torino all'85esimo, 88esimo, continuavano a segnare come pazzi. Lì verrebbe a dire: no, ok, abbiamo fatto 3-4 gol all'80esimo, facciamo un po' di melina, così risparmiamo anche un po' di energie. Invece no, continuavano. Ma tu, Dani, sai qual è stata la causa scatenante dell'ottima stagione del Papu quest'anno, vero? Vabbè, l'abbiamo preso noi, la Papu Dance. La Papu Dance, esatto. Papu Dance l'ha commosso a tal punto che ha deciso di dare. Assolutamente. Io l'ho visto commosso, L'ho visto commosso il Papu dopo che ci ha visto ballare la Papu Dance. Ok, niente, mi aggancio al discorso Atalanta e facciamo un giochino. Vabbè, intanto partiamo in realtà da Arthur, perché sembra essere definitivo il giocatore alla Juventus, sembra essersi incastrato quindi... questo scambio con il Barcellona. Beh, Kino, io e te ne abbiamo già parlato un po', so anche che ne hai parlato con Agresti, quindi magari faccio a Dani questa domanda: come lo vedi questo scambio? Voglio prima sapere la vostra, però io non ho sentito. Vabbè, non vale, non hai studiato e te vuoi copiare, cioè se te è il professore noi siamo i ripetenti. No, voglio sapere la vostra. Vai, Kino, allora. Ah, ecco, è l'altro, poi dico, però poi parte. Il mio canale, faccio quello che voglio. Giustamente la democrazia, concordo lo spirito democratico. Scherzo. Comunque, no, certo. Però sicuramente il motivo principale che va oltre l'aspetto campo, l'aspetto tecnico, è lo scambio. Ok. Valutato una sessantina di milioni Pjanic, che se non sbaglio avevo letto oggi la Juventus farà una plusvaletta di più di 50 milioni. Ieri ne ho letti di più, sai? Ieri ne ho letti 70 addirittura. Si è calato aggiornamento? 60-70, Romeo ha detto. Poi dopo dipende da quelli che sono i vari accordi, comunque una plusvalenza per stare bassi superiore abbondante ai 40 milioni. Quindi il motivo principale è soprattutto quello. Poi il giocatore comunque interessante, classe 96, buono a livello difensivo, a livello offensivo. Sarà anche probabilmente il primo centrocampista attuale del centrocampo della Juventus, non particolarmente alto. Mi pare sia forse un pochino più piccolo di Ramsey. Non penso sia un giocatore molto alto. Se la prospettiva, la proporzione è più sono alti, più sono simili a Rabiot, prendiamo dei puffi, che mi va benissimo. No, però dai... 1,71 ho visto. È 1,71 esattamente. E per completezza, aspetta, dov'è? Ok, la tastiera Ramsey è quasi 1,80, 1,78. Quindi piccolino, che pensando a un'idea di gioco di Sarri, magari pensando anche al centrocampo del Napoli dell'era Sarri, è un giocatore con bene o male quelle qualità, no? Ottima palla al piede, ottima qualità di gioco. Uno che verticalizza dovere, uno che recupera e soprattutto ti liberi anche di Pjanic, oltre che per la plusvalenza anche per lo stipendio. E il motivo principale è quello, poi ovviamente andranno anche sempre a bilancio i 70-80 milioni di Arthur, però al momento... Arthur che ingaggio ha? Arthur pare 5 milioni. Ah,
Di Marzio, spostati! Spostati! Lo facciamo noi il mercato quest'anno, via, vattene via! E considerando la legge, quella dei giocatori provenienti dall'estero, quella introdotta un paio di stagioni fa, mi pare, alla fine lo stipendio lordo non è 10, ma sarà 7 milioni e mezzo. L'ha detto Pistocchi questo? Questo l'ha detto Variale. Su WhatsApp si sentono, hanno un gruppo, lui Pistocchi e Variale. Che paura che mi fa Variale, che paura che mi ha, scusate, volevo citare. Sto tremando, eh? No, però è interessante, speriamo rispetti le aspettative, a differenza degli ultimi due, anche se vabbè Ramsey non, cioè, per colpa di madre muscoli, natura, di madre natura. Sì, esatto. Però promette bene, io sono contento, anche perché in questo centrocampo una strizzatina d'occhio anche a Cristante gliela fai, voglio dire. Madonna santissima. Quindi non è assolutamente male, poi vedremo. Speriamo che valga la pena più che altro. Io sono dell'idea che dar via Pjanic in questo momento sia necessario, ma perché lui stesso non ne vuole più sapere di rimanere alla Juventus e quindi tenere un giocatore contro voglia. Mi sembra anche che la Juventus sia abbastanza presa in ostaggio da Pjanic, nel senso che lui gli abbia detto io voglio andare, ma voglio andare a Barcellona. E che quindi la Juventus debba per forza di cose accontentare o cercare di trattare col Barcellona in questo modo. Però è ovvio che se poi il Barcellona non ti dà il cash che vuoi per Pjanic, devi fare altre strade. Per questo che stanno, secondo me, martellando su Arthur, nonostante lui non fosse convintissimo. La fortuna è che pare che alla fine della fiera si sia riuscito a convincere anche Arthur, perché esatto, per un bel periodo era un no totale. E sai, comunque il Barcellona magari ti proponeva Vidal, ti proponeva quello, ti proponeva quell'altro, però se te interessa... Abbiamo recitato Messi, Sì, Messi meno, anche assolutamente, ma quello non ci interessa. Cosa? Può essere un'arma a doppio taglio. Può essere un'arma a doppio taglio, perché è vero che a livello economico fai una plusvalenza incredibile con Pjanic, un affare assurdo anche sul profilo tecnico perché sono da andare, però se poi Arthur non rende come ce l'hai in testa, tu fai la stessa cosa che hai fatto con Danilo, cioè scambi un giocatore, pompi le valutazioni, vai, ci prego, puoi andare in bagno. No, però allo stesso tempo è vero, ma la fortuna, tra virgolette, è che Danilo è un discorso a parte anche l'anno scorso al Manchester, ok? Magari panchinaro come Arthur, però Danilo sapevi già dove cascavi. Ok. In più inizia ad avere una certa età. Arthur comunque è un 96. Io Arthur quindi, non so come sia, sono sincero, non ho idea. Quindi magari può anche non rendere, può essere una delusione e magari per qualche stagione te lo puoi portare dietro. Però già prende meno di Danilo, perché prende 5 milioni, Danilo mi pare ne prenda 6, tipo, o 5, 5 e mezzo. Io ho sbagliato tutto nella vita. Stesso stipendio a grandi linee. E ok, magari Arthur 2-3 stagioni te lo puoi tenere, però a 24 anni adesso, fra 3 stagioni, ad un costo relativamente basso di cartellino, è un giocatore che prende 5 milioni di stipendio e che lo puoi vendere a cifre umane per un giocatore di 27 anni. Okay. Danilo è un'altra parentesi, come il che dire della situazione, come magari il Rugani. Che dire è meglio sotto quel punto di vista, perché l'hai preso a zero, cioè non rischi di far minusvalenza. Perché Danilo, no, ma guarda, chi te lo compra 30 milioni adesso? Io faccio riferimento soprattutto al rinnovo. Ah, è certo, il rinnovo è stata una roba, ma sarà stato l'ultimo regalo di Marotta prima di andarsene. Ho detto, che dire, firma qua, che io me ne vado. Comunque la differenza d'età è grandissima. È troppo importante, sì. Cioè, giustamente come dice Kino, cioè, ok, può anche non far benissimo una stagione o due, ma non è che fra 3 stagioni il cartellino arriva a 3 milioni di euro, a parte che con gli anni spero, poi a bilancio pesa sempre meno, sì, quindi certo, anche se lo hai a 10 milioni in meno, comunque puoi fare addirittura plusvalenza paradossalmente. Poi secondo me, cioè, anche perché poi Pjanic per il discorso opposto, avendo già 30 anni, 31, continua. 90. Sì, 90, 30 anni, rischi veramente che tra un anno fa un'altra stagione nella Juve dove lui non vuole starci più perché si è fissato ormai col Barcellona e rischia veramente di perdere tanto. Adesso sembra che non giochi a calcio, Dani. Non so se tu hai avuto opportunità di vedere qualche partita di Pjanic con la Juve. Sembra veramente che non giochi a calcio. Contro il Milan sarei stato illuminato da tanta gioia. Scusa? Contro il Milan avrei visto. Ah, sì, ho visto. Prestazioni di livello. Sembrava Pirlo, mi hanno detto. Pirlo ha proprio detto: sembra a me, uguale. Quando dormo, però. Ok, dicevo, facciamo un gioco. Ero partito da Arthur perché sembra comunque l'ufficialità, quindi
facciamo che un 95% di possibilità che sia in rosa il prossimo anno al posto di Pjanic. Però pensiamo per un secondo che Sarri non possa essere l'allenatore della Juve, ma che la Juve possa tornare sul mercato allenatori e cambiare completamente e dire vaffanculo, prendo Gasperini. Come avete fatto la stessa faccia contemporaneamente. Come la vedete una Juve di Gasperini? Prego. Vado io? No, nel senso... Carini che siete, bellissimo. Ci passiamo alla patata bollente. Sì. Non è male, però, mi raccomando. In che senso? Va bene tutto. Andiamo avanti. No, nulla, secondo me, non lo so. Gasperini all'Inter ovviamente non fece benissimo. All'Atalanta sta facendo tanto, tanto, tanto bene. Il fatto che stia facendo bene anche in Champions è una roba da non sottovalutare, un dettaglio da non trascurare. Però non lo so, io ho come la sensazione da esterno, da noi juventino, che da noi juventini adesso... hai detto noi juventini, da noi juventino, io da noi juventini, no, sto prendendo io per da il noi culo, dai. Che comunque i tifosi della Juve adesso vogliono Guardiola, qualcosa, cioè, di più senza, sì, certo. Senza, ah sì, vogliono no, cioè, vogliono Klopp, vogliono un allenatore che sa già il fatto suo, perché Gasperini, nonostante stia facendo benissimo all'Atalanta, resta comunque una piccola incognita, dire come farà. Secondo me è più incognita Gasperini rispetto a quanto lo fosse Sarri, perché comunque Sarri aveva fatto bene a Napoli, un po' come Gasperini con l'Atalanta, poi ha avuto l'esperienza al Chelsea dove ha vinto l'Europa League ed è venuto, diciamo, vincendo un trofeo europeo che non era la Champions, ma era comunque l'Europa League. Quindi c'erano, secondo me, più certezze su Sarri in questo senso, mentre su Gasperini poi magari viene e fa benissimo. No, ma condivisibile è quello che dici. Grazie. No, nel senso, era un ragionamento veramente da... immagino che dopo tanti anni che avete vinto la Juventus, eccetera, anche, cioè, i tifosi juventini vogliono quel passo in più, e quel passo in più ora come ora te lo dà una certezza come Klopp, come Guardiola e company. Zidane lo è? Beh sì, cazzo. Direi. Penso, nel senso, da juventino lo vorreste, suppongo, giusto? Visto quello che ha fatto con Real. No, non tanto. Sì. Magari posso capire alcuni juventini che vogliono Guardiola e altri che vogliono Zidane, ma tra Gasperini e Zidane penso che... Ma in 85... campo o in panchina? Ovunque, in campo. Sì, parli di Gasperini, ovviamente, vero? Di Gasperini. Ah, sì, certo. Gasperini in campo, tanta roba. E te, Kino? Gasp, lo vuoi? No, cioè, lo vuoi... È un parolone, lo vuoi. A casa, proprio. Vuoi che venga a vivere, certo, da te? Ha detto veramente una cosa giustissima, perché comunque la prova che ha avuto in precedenza era di Gasperini all'Inter, in un... diciamo top club, dai. Che male che ti ha fatto questa cosa. No, però, a parte tutto, poi un discorso è anche interfacciarsi, con tutto il rispetto, con giocatori di un certo tipo. Un altro discorso potrebbe essere entrare in uno spogliatoio e dire Cristiano Ronaldo, te quello, De Ligt, te quello. Non è facile. Dopo dipende molto anche dal carattere o quanto l'allenatore riesca a prendere la squadra. Ovviamente il preparatore atletico, se vuole venire, è benvenuto, però lo vedo difficile. Onestamente, dai, ne abbiamo avuti negli ultimi anni di problemi a riguardo. Madonna santissima, sì. Una squadra che corre così, mi stavo commuovendo. Però onestamente penso sia molto molto difficile. Se ne era anche parlato, no, nel cambio, in quel mese tra Allegri e Sarri, però si parlava anche di Inzaghi. Si parlava di Mihajlovic. Si parlava di Mihajlovic. Mettiamoci in mezzo tutti, allora. C'era un'altra domanda? No, sì, no, questa qui. Ah, a posto. Ok, allora ne faccio un'altra a Dani, dato che così faccio una domanda. Perché non dà risposte? No, lui che cazzo gliene frega? No, io sono il conduttore, cioè sono il conduttore, io leggo un po' la chat... Fatemi delle domande voi, se no non è un problema. Questa. Ecco. Non ho capito la domanda, allora. La mia domanda? Sì, la mia, esatto, domanda? No, credo che sia veramente... Ma se no te la faccio io, no, te la cambio. Vai, cambiamela. Come vedresti Gasperini alla Juve?
È la stessa domanda, identica. Va bene, comunque rispondo. No, secondo me è molto difficile perché la Juve vuole tutto e subito. Cioè già il fatto che ci sia Sarri quest'anno, che è un cambiamento epocale rispetto a quello che è stato Allegri, non gli si sta dando il tempo di dire, sai che per arrivare lì mi ci vuole il mercato, la pazienza e le sconfitte. Perché tu non è che puoi dire voglio Sarri per giocare bene, gli metti Sarri senza fare gli acquisti e in 10 minuti mi devi fare il bel gioco, no. E Sarri stesso la prima cosa che ha detto quando è arrivato è stata, io con questi giocatori non lo riesco a fare, cioè devo adattarmi alla squadra, non posso adattare, non posso chiedere a Matuidi di farmi palleggi in campo e i sombreri, cioè perché muore, piuttosto si spara in fronte. E quindi la stessa cosa sarebbe per Gasperini, secondo me, perché per gestire certi ritmi ti servono intanto dei giocatori molto giovani che hanno poche possibilità di infortunio e soprattutto molto 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 fisico da poter sostenere queste gare. E Gasperini, per riuscire a fare questo alla Juve, secondo me almeno 2 anni se non 3 gli servono, e in questi 2 anni se non 3 rischi di perdere lo scudetto, perché per investire così tanto sui giovani arrivi a fare delle partite che di solito le vinci o con la giocata o con l'esperienza, che non riesci a farlo secondo me con una squadra molto giovane. Quindi sarebbe un progetto molto molto interessante, ma allo stesso tempo so benissimo, conoscendo l'ambiente, che sarebbe un disastro perché l'opinione pubblica lo stroncherebbe. Secondo me questa è la risposta. Secondo voi, se non dovesse vincere lo scudetto la Juve, o se dovesse vincerlo, verrebbe confermato oppure no? Ma perché adesso fai tu le domande? Cosa sta succedendo? Pian piano sto impossessando il tuo... Va bene, no, guarda, secondo me, allora, l'unica veramente è fargli perdere anche lo scudetto. Cioè, se fa 0 titoli davvero, il rischio c'è, però... È pesante, però, Dani, considera che se fai 0 titoli lo impari ad agosto e il campionato lo inizi un mese dopo. Sì. Come fai? Cioè, è la Champions di mezzo. Ecco la Champions di mezzo, chi ci metti? Magari al City viene confermata la squalifica in Champions. Sì, ma Dani, per prendere Guardiola devi pagare intanto una marea di soldi Guardiola, più tutto l'entourage che secondo me è impossibile. Ah, e poi non lo decidi in un secondo, quindi a seconda di come sta andando Sarri va preparata questa cosa. Lo stesso discorso, devi fargli una squadra, perché Guardiola... Gli occhi a prescindere non stanno sotto banco. No, cioè. non ci credo. E poi Guardiola secondo me è ancora meno integrista di Sarri, perché non lo fa il discorso mi adatto io alla squadra, sebbene Sarri lo stia facendo poco. Ma Guardiola dice no, io so giocare in questo modo, so giocare molto bene in questo modo, lo dice il mio curriculum e pretendo di giocare in questo modo se vengo. E in Italia non so neanche se è percorribile questa strada. 1, 2, la Juventus non ha la possibilità economica sul mercato di fargli la squadra che vuole, quindi penso che Guardiola sia proprio impossibile. Poteva essere il sogno l'anno scorso, ma perché la domanda che ti ponevi è perché la Juve manda via Allegri, cioè non capivi perché, dopo aver sbagliato quasi niente praticamente, se non la Champions League, che cazzo, solo finale, Zidane l'ha vinta 3 volte. Finali soprattutto. Sì, no, va bene, al di là delle finali che si possa vincere o perdere, il ciclo di Allegri anche in Champions, si possa vincere o perdere, ma noi le perdiamo, ecco, esatto, diciamo così. Però il percorso anche in Champions di Allegri è sempre stato molto buono, togliendo la parentesi... La parentesi dell'anno scorso in cui veramente la squadra era un po' lo sbaraglio, si stava perdendo, ed è lì che dici, vabbè, allora capisco che lo vogliono cambiare, però non te lo aspetti che prendano Sarri. Per quanto mi riguarda, è una cosa che ho sempre detto, è sotto ad Allegri, se parlavamo di quei famosi gradini, è sotto, almeno sì, un gradino sì, sotto, cioè, perché lo dice la storia dei due allenatori. Ci sono allenatori che vincono e allenatori che non vincono mai, diceva Allegri il giorno del suo addio alla Juve. Guarda caso. Sapendo già probabilmente... Profetico, eh? Poi magari vince. Poi magari vince, perché mi auguro che lo vinca. Però ci sono allenatori che lo vincono e allenatori che non vincono mai. Però io voglio fare una domanda al professore. Te sei il professore da casa di carta ormai, Dani. Tipo. Sì. Te che sei esperto, no, di Champions, a noi cosa serve? Come ci arriviamo? Beh, per 7 Champions che ho vinto, dai. Cioè, una roba da tutti i giorni, insomma. Cosa serve? Sì. Ma è una domanda difficilissima, perché sì? Ti ripeto, saresti assunto domani alla Juve, se no è super difficilissima, cioè, No, però sai, le cose che vediamo io e Kino sono diverse da quelle che vedete voi da fuori, hai capito? Quindi secondo me è interessante chiederlo a persone che non tifano Juve. Guarda, secondo me l'anno in cui è arrivato Cristiano poteva veramente essere ed è stato paradossalmente l'anno peggiore.
incredibile sta roba qua, anche perché chiunque parli di Ronaldo tra staff e compagni di squadra eccetera, ma anche i tifosi lo sanno, che lui quando c'è la Champions cambia, vede, cioè proprio diventa ancora di più un animale. In campionato è lì che cincischia, fa anche la giocata un po' inutile alle volte, segna tanto ovviamente eccetera, Champions però tipo mentalità, a livello di mentalità in Champions lui rincoglionisce in positivo. Quindi per questo quando avete preso uno dei due calciatori più forti al mondo, venivate comunque da annate positive in Champions, e ecco là, quest'anno sarà quello buono. Non è stato così, non ho idea, perché considera che secondo me adesso rispetto anche a qualche anno fa ci sono i vari Barcellona, Real Madrid, City, Liverpool, che veramente sono squadre toste, e hanno soprattutto, se la Juve rispetto alle altre squadre in Italia può vantare quella panchina lì, quale? Il City può... Dai, al di là degli infortuni, al netto di tutto, tu guardi i nomi, comunque dici cazzo, qualsiasi panchinaro della Juve potrebbe giocare nel Milan, e questo è da titolarissimo, potrebbe essere il capitano del Milan, qualsiasi panchinaro della Juve. Cioè, uno che sposta gli equilibri, mi viene da dire, tipo... Esatto, che da noi sarebbe il capitano, se per assurdo venire, per assurdo. Ora, fantascienza ragazzi, figuriamoci. È successo davvero, incredibile. Quanto è successo, quanto sembra... passata una vita da questa cosa. Sì, vabbè, poi magari vi segna contro e fa pure così. Sì, diciamo... vabbè, poi torna l'anno dopo, ma dai, ma secondo te... Infatti questo non è. E inseriamo il nuovo Maldini nella trattativa pure. E nulla, quindi il discorso è... Niente, non so rispondere a questa domanda, non so rispondere, perché... Sostanzialmente... Ma un ruolo, un allenatore, un tifoso, il preparatore atletico che diceva Kinoshi... Non lo sai, cioè proprio non sei un cazzo. Cosa sei venuto a fare qua? Non so nulla, non ho la ricetta vincente. La tabellina del 2? 2, 7, 13, niente, dopo la terza cosa. Allora, no, invece comunque, le prime due. No, nel senso che penso che così, dicevo, come la rosa della Juve è nettamente superiore a qualsiasi squadra della Serie A, credo che tipo la rosa del City, la rosa del Madrid, del Barcellona, sia superiore a quella della Juventus. Non basta solo la rosa, ovviamente, però non so rispondere, ragazzi. Chino, così invece a tradimento, cosa manca al Milan per tornare il Milan? Ma penso che al Milan manchi il Milan. Figa, è tipo filosofia. Ma è tutta un'altra storia. Secondo me, poi non lo so, magari... Fermi un attimo perché vi leggo il commento della giornata. Nicolò Siena dice: cosa manca al Milan per tornare il Milan? Risponde: la figa. Poeta. Bravo Nicolò, così. Non basta mai. Ipipurra. Ipipurra. Brindiamo tutti. Vai, scusa. No, però magari da esterno, a differenza di prima dell'era Berlusconi, senza, anche perché si parlerebbe di 30 anni, quindi non entrare nel merito specifico, e che prima al Milan era non la priorità per il presidente, però era un pezzo importante del suo lavoro, della sua attività. Adesso pare che il Milan sia diventato un giocattolo che passa da qui a lì sperando vada bene, con un colpo qui, un colpo là, senza progetto, ogni due per tre cambia tutto, ogni due per tre cambiano idee, a volte ci sono stati anche degli investimenti sbagliati, però penso che non puoi arrivare pronto in campo se tutto ciò che è sopra è un po' allo sbando, è un po' allegro, no? Un po' messo a cazzo di cane. Bisogna prima, secondo me, come è stato anche la Juventus nel 2010 con Agnelli, proprietà seria, persone serie sotto il presidente, sotto il big boss, e poi da quelle persone iniziare un progetto di un certo tipo di medio-lungo periodo, cosa che non penso sia capitata negli ultimi anni. Poi i risultati possono arrivare come possono non arrivare. Però come in tutte le cose, se parti con metodo, se hai un certo metodo, hai più possibilità di arrivare all'obiettivo finale. E secondo me la cosa che è mancata negli ultimi anni è stata questa qui.
però come era capitata alla Juventus sono certo che certe squadre hanno un certo tipo di DNA, che magari può capitare il periodo no, il periodo buio, però alla fine torni sempre su quei binari, proprio per... è una cosa che hanno poche squadre, però secondo me andrà così, non so per quanto tempo ancora, però stando alla domanda, secondo me la motivazione è quella e spero di non aver detto una fesseria totale. Guarda, scusami Luca, mi ha molto stupito durante la quarantena una diretta che ha fatto Onesta, non mi ricordo con chi parlava, forse con Pelegatti, non sto ricordando, che ha detto una serie di frasi che proprio lì mi hanno fatto capire quanto siamo lontani da quel magico Milan. Lui diceva, io stavo alla Lazio, stavo bene, pensavo di dover finire tutta la carriera alla Lazio. Poi hanno avuto un po' di problemi economici, hanno dovuto venderlo, il Milan ha fatto di tutto per prendere Nesta, ricordo quel periodo che era dell'Inter Nesta, tra l'altro. Era, in che senso? Prima dell'ufficialità al Milan. Era quasi vicino. Esatto. Era... Berlusconi non era tanto convinto di questo acquisto, i tifosi stavano addirittura organizzando una colletta, eccetera. Il fatto sta che lui viene al Milan e lui il primo anno vince la Champions. E Nesta ha detto, quando ho vinto la Champions, nella mia testa, anzi, faccio un passo indietro, quando è arrivato al Milan, appena arrivato, i primi giorni lui era rimasto sorpreso dal fatto che, nonostante parlassimo di due squadre di Serie A, Lazio e Milan, non è che parli della Lazio della Serie B, il Milan della Serie A. Capitano, non erano gli anni Veron, Crespo, tutta quella gente lì. E lui quando è arrivato al Milan subito gli hanno dato un signore per l'architetto per trovargli una casa, e la macchina pagata dalla società e tutto, una serie di comfort che in realtà servivano solo a farti capire che tu al Milan dovevi pensare a null'altro se non a giocare, stare bene, non è, e poi quella roba lì che ti davano non è che erano un premio, e psicologicamente tu dicevi cazzo, tendo a dare ancora di più per questo. E quando ha vinto la Champions, stavo dicendo, lui ha dichiarato che, insomma, nella sua testa diceva, ok, ho vinto la Champions, cazzo, ora campo di rendita per tutta la vita. Invece no, l'estate successiva hanno comprato Stam. Madonna. E quindi lui dice, cazzo, ma... C'è anche Maldini. C'era Maldini, Nesta e Stam. Quindi questo per farti capire anche la pressione e la fame che aveva quella società. Vinci la Champions, l'anno dopo ti compri il miglior difensore che c'era in circolazione in Italia e probabilmente in Europa, ti prendo Stam. E l'anno dopo Favalli. Capisci? Cioè, è allucinante. Caro, eccetera. No, però è vero. Tra l'altro ho visto una lacrima segnarti il viso quando Kinoshi ha fatto quel monologo bellissimo. Ti sei emozionato, cioè proprio ti ho visto preso. No, però è vero, sì, sono cose che anche molte volte si leggono, adesso per quanto riguarda la Juve, e tante volte ci dicono... ma sono cazzate, sono tutte cose in più, non c'entro un cazzo col campo. No, minchia se c'entrano. No, perché il calciatore deve fare il calciatore, deve pensare al calcio, tutto quello che c'è intorno. E adesso c'è questa storia dei social network, che invece una volta non c'era. Non ti dico che mi dia fastidio vedere Dybala, Douglas Costa e Alessandro che facciano live su Twitch, perché possono fare il cazzo che vogliono. Però un pochino sì. Perché che poi il bello è che prima non è che non lo facevano, Nesta si spaccava di PlayStation. Certo, però se lo facevano da soli. Esatto, però a vederlo dà fastidio in effetti. Cioè, infatti loro parlano pochissimo, sono abbonato a tutti e due i canali, Dybala e Douglas Costa, pagando, ho pagato la sub di Twitch. Tra l'altro, se volete sabbarvi al mio canale, colgo la palla al balzo, avete Amazon Prime completamente gratuito, potete fare .!Prime e .!Sub per abbonarvi. Però non parlano mai e io mi chiedo perché cazzo hanno la chat solo abbonati. E quando tu gli scrivi, anche se sei abbonato, non ti cagano. Secondo me, hanno paura a dire qualsiasi cosa. Sì, secondo me. Non è che sono antipatici, sì. Hanno il terrore. Ma hanno il terrore. Se uno gli scrive, ciao, sono interista, sei fortissimo, grazie. Il giorno dopo, Dybala ringrazia un tifoso interista. Segnali che vuole andare all'Inter. Cioè, cos'è successo l'altro giorno, infatti, da Douglas? La sai? Quando uno è entrato gli ha detto quando venite all'Inter, gli hanno detto mai? Esatto, quando venite all'Inter gli ha risposto no mai col cazzo non veniamo, cioè sono robe che sono allucinanti. Cioè Dybala l'anno scorso è stato vicino, comunque se ne parlava di Dybala Inter, orbita Inter,
Adesso è paradossale che uno mentre gioca la PlayStation ti dica no, col cazzo che vengo all'Inter. Cioè, secondo me sono cose assurde. E poi gli hater ci sono anche qua, noi lo sappiamo bene. Quanti cazzo di volte ci siamo trovati dall'altra parte dello schermo gente che rompeva i maroni o ti voleva male, una marea. E ti destabilizza per quanto tu possa dire di no. Leggere, anche magari quando si va sul personale, sono cose che danno un fastidio, fanno malissimo. E vuoi dire che non facciano male anche un professionista in Serie A? Ragazzi di 20, 22, 23 anni. Di cosa stiamo parlando? Quindi la differenza tanta è anche lì, secondo me. E, però la Juve, anche da questo punto di vista, non è che puoi dirgli no col cazzo, non fate lo streaming. Cioè, è la loro vita privata, cioè, insomma. Dani, tu non è che dovevi andare dal dottore, vero? Sì. No, tranquillo. Te lo volevo dire io, visto l'ora, mi è venuto in mente. Va bene, vi ringrazio. Ultima cosa allora, prima di uscire. Fantacalcio l'abbiamo vinto. Sempre. Come? No, non era quella, Fantacalcio. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Ma tornati. Ragazzi, l'ho scritto anche su Instagram, mischiamo le squadre, cosa facciamo? Vogliamo veramente continuare fino all'agonia? Bello che siamo a più 3, sembra che siamo a più 4, 15. No? 4, no? 4, sì, vabbè, siamo lì comunque. E niente, oh, sei col ieri sera in live su Twitch, 700 persone che lo guardavano, ci sono i sex symbol primi, sapete perché? Perché col coronavirus ha dato sei politico a tutti, le nostre squadre, bla bla bla. No, sei secondo, stai zitto Simone! Zitto, ciao Simone, un abbraccio. Dani, prima che tu esca, ti dico una roba. Kino è stato qua tante volte in live da me. Sì. Posso dire che però questa è stata la live che mi è piaciuta di più in assoluto. Cioè, abbiamo parlato con una naturalezza incredibile. Quando si parla di calcio con estrema nonchalance. Bellissima. Esatto, come quasi come fossimo amici, quasi. Quasi, cioè, adesso non esageriamo che poi la chat ci crede e ci stiamo allargando troppo. No, mi è piaciuto tanto. Tanto, tanto, tanto. E chiedo anche alla chat di darmi un feedback, dato che abbiamo fatto ormai tante live. Sì, virgola, è vero, altrimenti ragazzi piange. Sì, è vero. Sì, Luca, bravo, no, Luca, bravo. Bravo, il nostro idolo, bravo, bravo. Va bene, Dani. Ciao. Va uno bene, dice, vado. Non ragazzi. Siete amici, siete scoop amici. Su questa ti lascio. Ciao. Anche perché abbiamo dormito insieme, diciamo. Cazzo, abbiamo dormito insieme, nello stesso letto. Con Mastrangelo che ci guardava. Devo staccare il contatore o c'è un modo più semplice per uscire? Chiudere semplicemente la pagina di Werby. Chiudo la pagina. Addio. Ciao Kino, ciao Luca. Ciao Dani, grazie mille. Bene. Alla prossima. Bene, guardate questa tecnologia con Brogna che esce, noi che ci allarghiamo magicamente, bellissimo. Sì, dicono bellissima live, infatti io sono d'accordo. Forse la live. In effetti anche un mio amico mi ha appena scritto, milanista, che il monologo era... toccante. Guarda che davvero, cioè, se avessi messo in sottofondo quelle musiche da film, che spacca cuore, Brogna piangeva, si metteva a piangere terribilmente, invece non è andato. Però è cioè, fondamentalmente così. A tenere preparata, ti avevo mandato il messaggio, Kino, scriviti una battuta sul Milan, una roba del genere. Vai, niente, adesso parliamo io e te, Kino, parliamo dai, un po' io e te. Dai. Leggiamo un po' di messaggi da chat, scusate ragazzi se per 48 minuti vi abbiamo ignorati, però ovviamente è difficile già in tre fare una adesso roba fa numeri, se la tira. Sì. No, non mica per i numeri, no, è difficile in tre riuscire a centrare dei discorsi e non perdersi. No. Ma poi se hai anche già qualche domanda, uno lancia uno spunto e figurati. No, hai capito, se no non finiamo mai più, invece in due secondo me... ci riusciamo molto meglio, quindi se avete qualche... Muratore, io non ne so niente, però so che tu ieri ne hai parlato con Romeo Agresti. Mi vuoi dire qualcosa di più? Sì, ho parlato con Romeo Agresti, ragazzo dell'Under 23, centrocampista. Agresti questo? Agresti, un ragazzo dell'Under 23. Sì. E in pratica c'è questo ragazzo della Juve Under 23 che ha fatto anche tutte le giovanili, che è stato ceduto... pare molto vicino, Romeo aveva detto che domani probabilmente ci saranno proprio le visite mediche, a 7-8 milioni a favore della Juventus, quindi altra plusvalenza netta totale e niente, ci sta. Romeo ieri parlava che la Juventus vorrebbe avere anche una clausola di ricompra, un accordo, una priorità quantomeno, perché il giocatore promette bene, se non sbaglio è del 98-99, comunque ha una ventina d'anni. Quasi la tua età. E si pensa che con Gasperini possa sbocciare, no? Si pensa bene forse, vero? Quindi pare che le società stanno ultimando gli ultimi accordi più che altro per questa possibile ricompra, per questo accordo.
o, o diritto di prelazione quantomeno, e niente, alla fine trattativa abbastanza semplice, 7-8 milioni, under 23 a posto. Che va però a giocare da prima squadra. Sì, va a giocare la prima squadra, non si sa se prendere il posto di qualcuno o no, però sì, prima squadra. E rispondo a una domanda di Frail Villa e poi la faccio a te, perché sennò mi dici che ti giro solo le domande e io non rispondo mai. Chi sarà l'altro centrocampista secondo noi? Ovviamente pensando che il primo sia Arthur, esattamente. E la mia risposta potrebbe lasciarvi forse l'amaro in bocca, ma temo nessuno, perché in questo momento, dando per assodato lo scambio Pjanic Arthur, abbiamo Arthur, appunto, Bentancourt, Ramsey, Khedira, Rabiot e... Hai gli stessi numericamente. Me ne manca uno. Arthur, Bentancourt, Khedira, Matuidi, Rabiot e Ramsey. Ok, e Ramsey. Quindi vuol dire che ne hai sei. Come ne avevi vuol sei, dire ne hai sei. Vendere. Quindi bisogna vendere. Chi vendi? Riesci a vendere qualcuno? Se sì, allora ok, torni sul mercato. Ma a questo punto non mi aspetto più a War, per dire che era un nome chiacchierato, poteva essere un'opportunità, però se la Juve va già a investire 80 milioni, perché comunque la Juve, è vero che non li sborsa, ma li investe. Cioè, sul bilancio della Juventus c'è scritto che tu hai speso 80 milioni per Arthur. E non sì. Puoi permetterti di scrivere che ne hai spesi altri 60 per un giocatore come War, almeno che io mi do un out da questa cosa, tu non riesca a cedere a centrocampo un altro giocatore a tanti soldi. Però come fai? Perché l'unico cedibile a tanti soldi, escludendo Arthur perché è appena arrivato, è Bentancur. Quindi vorrebbe dire che per prendere War tu vendi Bentancur, ma in questo caso secondo me sei ancora punto a capo, perché te ne rimangano due di cui sei contento e vuoi vedere a titolare, o comunque Bentancur più Arthur vedremo com'è, più gli altri che continuano a girare, perché non prendi soldi da quegli altri. Quindi per quanto mi riguarda la risposta è nessuno, poi non so se chi non ce la vede diversa. No, no, guarda, è un dato di fatto, ma anche perché l'abbiamo visto, questo qui non è stato un acquisto, è stato uno scambio. Sì. Quindi no, il discorso è quello lì, ti devi liberare di stipendi, poi magari la Juventus sicuramente qualche liquidità da parte ce l'avrà, cioè, anche perché io me lo auguro. È pur sempre la Juventus, però attualmente come la prima punta, no? Non è che puoi pensare a Milik, Gabriel Jesus, Raul Jimenez, se non vendi Higuain. Ciao. Adesso tocca vendere. Più vendi, o meglio vendi, più possibilità hai di fare certi colpi. Se non vendi, fai fatica. E niente, hai detto tutto te, perché attualmente la verità è basta. E a proposito di Milik, che hai citato te e hanno citato anche dalla chat, perché mi dicono io sarei molto contento di Milik alla Juve, te lo chiedo, metti che vendi Higuain, tu sei contento di Milik? Se prendi Milik davvero? Contento no, non lo so. Però guarda, io posso pensare alle classiche frasi, magari lo richiede Sarri, quindi potrebbe essere certo. Un attaccante adatto, magari col fatto che l'anno prossimo va in scadenza potrebbe essere una buona possibilità a livello economico o con qualche scambio o quant'altro, quindi potrebbe essere un colpo non particolarmente impegnativo. Però allo stesso tempo, sai, c'ha sempre quel problema dei crociati, dei legamenti mi pare, sì. Che se li ha rotti entrambi, se non sbaglio, a distanza anche di pochissimo tempo, poraccio, sì. Che è vero, nell'ultimo periodo ha retto, perché ha retto? Però sai, magari nell'ultimo periodo ha fatto anche un tot di partite, alla Juventus se ne dovesse far di più, come sarebbe la situazione? Non lo so, onestamente. Più che altro da Napoli dicono questa cosa... Milik è sul mercato perché c'è un problema di rinnovo, ok? Sì. Però se riusciamo a farlo rinnovare lo teniamo, se non ci riusciamo è sul mercato ma costerà caro. E per me è follia, se non riesce a rinnovare costerà caro, perché fra un anno va in scadenza. Ne ho parlato pari pari con Peppone, lui mi ha detto sì, ma lui l'ha detto bene o male come era la notizia, che va bene, in scadenza 50 milioni. Non ha senso. Sì. Io ho detto sì, ma è una bella patata bollente dopo, anche perché ti tieni un giocatore che non vuole rinnovare, ti potevi fare due spicci o liquidi o con scambio, hai detto di no perché te ti eri impuntato a voler prendere una certa cifra che può essere anche giusto e te dici io lo voglio vendere a quella cifra, se no stai qui, me lo posso permettere, lo faccio, va benissimo, però in effetti è un'arma a doppio taglio. Sì, è come dire... Io non voglio fare un cazzo nella mia vita, ma voglio guadagnare un sacco di soldi, cioè è la stessa cosa, cioè secondo me... Costano, semplicemente, in scadenza, non può costare 50.
però nel senso tu ci riesci, però io ci riesco come quando no, però è effettivamente senza ombra di dubbio è quello il discorso. Poi sai, magari cosa so, se una proprietà come il Manchester City tu puoi dire guarda, a me non me ne frega un cazzo, io non ti vendo certo di una certa cifra. Però in effetti per il Napoli diverso. Potrebbe essere un, come magari anche per la Juve potrebbe essere effettivamente un problema, e non certo, so come si risolverà anche per la Juve. E a tempistiche, te ti aspetti qualcosa da qua a 5 giorni perché è il 30 di giugno, Arthur? C'è l'ufficialità già entro il 30 di giugno? Sì. Ok, allora un ragazzo, mi collego alla domanda che ha fatto prima, mi diceva, finale di Champions League, Juventus-Barcellona, fai giocare okay. Pjanic? Quei tre abbiamo, eh? No, ok, però lo fai giocare. No, però dici in quell'ottica. Sì, non lo so. Puoi prendere in considerazione il fatto di, magari se nei altri che sono pronti, che stanno rendendo bene, puoi prendere in considerazione il fatto di non metterlo. Ci può stare. Fa parte di quella logica, dici. Metti che... Ti rispondo io. 100-100 lo faccio giocare. Se, okay. Cioè, nel senso, se nella mia testa, e io sono Sarri, nella mia testa, è lui il giocatore che deve giocare in quel ruolo, lo faccio giocare. Perché no, certo. È vero che vada... Che andrà poi al Barcellona, c'è cioè già l'ufficialità, come era successo quando ero con l'Inter, con la Lazio. Sì. Però lì era una situazione molto diversa. La situazione è diversa, perché lì il giocatore l'anno dopo ci va, ma non vince niente sul campo quell'anno lì, e sostanzialmente l'anno dopo va a giocare la Champions, anche grazie al fatto che quella partita comunque sia andata male per la Lazio, però non ha vinto niente. Pjanic lì sul campo, se gioca bene, vince la Champions League. Nessuno ti assicura che dopo, andando al Barcellona, la rivincerai. Comunque è un'altra finale persa, quindi io non penso quello che Pjanic sì. No, però diciamo, io non la mettevo nell'ottica del gioca male apposta, nell'ottica magari a livello psicologico vai no. A capire che cosa ti può entrare. Secondo me dal 200% per proprio. No, ma senza dubbio, però non lo so. Guarda, il più mi piacerebbe veramente avere questo dubbio. Sì, è vero, sarebbe fighissimo. Verso il 20 d'agosto lo vorrei avere con molto piacere. Sarebbe veramente fighissimo. Sì. E guarda, l'ultima domanda e poi magari chiudiamo. Ci chiedono del Cagliari, se riuscirà a rialzarsi. Io sinceramente ne so veramente poco. Io anche, ma secondo me aveva fatto tanto prima. E poi secondo me ormai non c'è più niente da chiedere. Cagliari. Ma cosa da chiedere adesso il Cagliari? A parte il record di punti o... Poi mi pare che nelle ultime non abbia avuto neanche diversi giocatori importanti, che nel periodo d'oro di inizio stagione, di metà stagione, quello che è, c'erano, tranne Pavoletti, poverino, che c'era distrutto prima. Esatto. E quindi magari, secondo me, non so onestamente come sia la classifica, non so a quanto sia l'Europa League, però secondo me il Cagliari a livello di obiettivi ha dato. Ok, ultima cosa conclusiva davvero, formazione di domani. Allora, formazione di domani. Io, se vuoi, ti ripeto quella che è danno probabile, mm-hmm. O quella che metto io. Come vuoi, tutte e due, se vuoi. Guarda, Szczęsny, poi questa davano. Qual è, scusa? Quella che danno. Ok, Szczęsny? Szczęsny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi. Ok. Pjanic, Bentancur, Ramsey, okay. E il tridente delle meraviglie. No. Douglas Costa e Dybala Ronaldo. Incredibile, ok. Io invece farei come Bologna là davanti, perché onestamente il Berna non mi era dispiaciuto e sai, direi di no. Magari lo puoi mettere contro il Lecce, ti fa un'altra partita del genere, magari parte già abbastanza euforico visto l'ultima partita, torna a riuscirgli qualcosina, potrebbe essere un giocatore sulla via del recupero a livello psicologico e non sarebbe male. In più, preservare Douglas Costa non è mai una brutta cosa. Direi di no. E quindi io direi quello. Poi a centrocampo Ramsey, Rabiot, va bene, c'è il Rabiot visto contro il Bologna, se dovesse giocare contro il Lecce domani non starei qui a tagliarmi i capelli, direi. Vuole provare a testare Ramsey dopo qualche minuto, ci può stare. Poi per il resto lì dietro quelli sono e niente. Okay. Anzi, nota positiva è il ritorno di Higuain, che potrebbe tornare utile con quel cambio in più. Ho visto che si stava allenando, infatti. Sì. Mi fa piacere questa cosa. Spero che giochi veramente poco, sì. Perché ha bisogno
di prendere la condizione, no? Va bene. Però intanto far riposare un pochino Dybala dopo che le ha giocate tutte. Non sarebbe male. No. Non sarebbe male.